uno con Di Benedetto in linea con Rebica. Fatta proprio dai tecnici delle due nazionali, quindi evidentemente è stata fatta, come dire, una comunicazione non propriamente precisa. Da qui una grafica diversa rispetto allo Schelpani. Bruno, sbagliato il primo controllo, può ripartire velocemente la Germania. Di Benedetto, guarda dove sono i compagni, a Siena, su calcio di punizione, giocatore dell'Inter. Tanto viene avanti la Germania, lancio Ania. Naturalmente, come sempre accade in questo tipo di competizioni, comunque venendo avanti con buona personalità, Chiella, che è tornato titolare, si era fatto Di Benedetto. La squadra a salire, essere molto aggressiva e alta. Ovviamente questo è uno dei motivi, cioè proprio quel movimento tra le linee del nostro. Come sta facendo l'Italia, perché le opportunità, le occasioni le ha avute, se le ha create. Chiella, altro fallo di Di Benedetto sul tentativo Di Benedetto. Sul pressing azzurro, adesso cerca di far venire velocemente, ma si allunga un po' il pallone, si continua per il vantaggio, aveva commesso fallo. Perdere le distanze, l'Italia è dentro, l'importante è giocare e continuare a giocare. Siamo consapevoli della forza Di Benedetto, bella la finta su Bruno Bischoff di Saiani. Calcio d'angolo di Di Benedetto, Colfi è appena entrato. Pallone sul secondo. Intanto Chiamaghiella. È un po' difficile per Giamaglichella, insomma, gestire questi palloni alti. Ormai sta. Palla al piede con traiettorie basse, giocate basse in linea. Noi spesso La parata precedente del nostro portiere. Apposito, prova a recuperare il pallone, non ci riesce, si alza un campanile. Quieto per Esposito, calcio da mano, sempre in zona offensiva. Nel completo Schulz, il nuovo entrato, colpo di testa. Qui Chiaro Dia, viene anticipato Di Benedetto, si muove bene, ancora Di Benedetto. Dentro, attenzione, vai per, vai per. Stiamo giocando anche con un difensore. Insomma di perdere Viper, poi Bruno